La rassegna stampa, chi comincia? Fate il tocco. Cominciamo, comincio io. Ecco qua, vai Ciro. Dai, comincio io con la rassegna stampa di oggi. Prima pagina che dice il Eh sì, il Corriere. Corriere dello Sport lancia una bomba di mercato, è una bombetta di mercato Bombetta. perché c'è un Suarez per il Napoli Ah, in ma? primo piano. Scopriamo quale, perché ce sono tanti, non scommettevo che era il primo, chiaramente. No, vabbè, quando mai? anche io speravo quello del Barcellona, però No, purtroppo non è sei lui. troppo buono. Sì, Troppo. assolutamente. È anche molto ottimista. No, però si tratta del talento del Villarreal, Ah, 22enne centrocampista, che se non erro l'abbiamo segnò anche anche contro il incrociato. Napoli, su punizione, Sì, con lui a segnare il gol, all'andata. sì, E decisivo già gli fu all'andata. fatta una domanda all'epoca, si Esatto, disse, esattamente. prospettico, si disse molto Dopo disponibile a venire a Napoli da turista. da turista, in attesa che diventi poi magari giocatore azzurro, un giocatore secondo me interessante. Sì, un giocatore sicuramente molto molto interessante. De Laurentiis lo segue e il Corriere Sport evidenzia come lunedì però ci sarà anche un vertice con l'Atalanta per tre calciatori che il Napoli ha già opzionato. Si tratta di Sportiello, Conti e De Ron. Quindi stiamo parlando di tre calciatori che il Napoli ha già bloccato per il prossimo mercato estivo, poi vedremo se li prenderà, se li lascerà in prestito all'Atalanta. Sì, Sicuramente, può insomma, con la essere. Champions sarà importante avere anche una rosa Ah, ecco, larga di giocatori che esatto. siano ovviamente capaci anche di sostenere una stagione molto molto dispendiosa come quella che affronterà il Napoli la prossima stagione. Però sulla prima pagina del Corriere Sport c'è anche la svolta della Serie A, perché oggi la Lega deciderà se si giocherà o meno a Natale, quindi Boxing Ah, Day anche in Italia, addirittura. con il 26 di dicembre, che potrebbe essere un giorno del giudizio, e quindi si giocherà anche il 26 dicembre in Italia, e poi ci sarà uno Per quanto stop riguarda la Serie A, per quanto riguarda la non Serie parliamo di A, Serie B perché chiaramente. già, diciamo, è Sì, si sono già falsificata. portati avanti, Sì, Cioè, sono portati avanti con gli assolutamente. eventi. L'idea è quella di giocare il 26 dicembre e poi di stare fermi fino al 15 Al 15. gennaio. Quindi, insomma, oggi si decide in Lega per questa cosa, e eventualmente, insomma, vi terremo informati se ci arriverà qualche notizia in merito. Poi si parla anche di Mertens, cuore Mertens, il suo futuro sarà ancora azzurro. Sappiamo di come il belga sia molto legato al Napoli, alla Sì, città di Napoli. certo. Non ha mai fatto mancare il suo amore proprio per questi colori e per questa città. E poi, sempre sul Corriere dello Sport, si parla di Grassi, no? 10 milioni di buoni motivi per il debutto, perché Grassi ancora non ha avuto modo di scendere in Il campo, grande di ex. giocare. Sì, il grande ex contro l'Atalanta potrebbe, chissà, finalmente, insomma, giocare i suoi primi minuti contro la sua ex squadra. Quindi, insomma, il Corriere dello Sport non boccia questa ipotesi, anzi, la tiene viva. La valora, Eh beh, certo. assolutamente, assolutamente. C'è anche, insomma, una dichiarazione importante di De Magistris, che parla di un San Paolo più sicuro. Ricordiamo che sono stati stanziati 25 milioni di euro per quest'estate. Col fondo Verranno, sportivo, sì. eh sì, verranno fatti i primi lavori, tra cui i sediolini, finalmente, che saranno Ah, cambiati. Anche bagni, i bagni, beh, una cosa buona, insomma, quello più una importante, sì. sedia buona ci vuole. assolutamente, anche in vista di quello che sarà poi, insomma, la prossima stagione. Sappiamo benissimo, insomma, con la Champions bisogna avere uno stadio all'altezza. Esattamente, È una quindi cosa assolutamente più. diventano straurgenti. No, ma diventano assolutamente straurgenti. E poi, insomma, il Fondamentali. Corriere dello Sport parla anche, insomma, della difesa del Napoli. Questo Napoli sa difendersi, lo dicono i numeri, in 45 partite, pensate, 19 volte gli azzurri hanno chiuso senza subire gol. Questo, ovviamente, rispetto alla passata stagione, dove il Napoli ne prendeva tanti di gol, è già un grande passo in avanti. E qui ci sono tutte le partite dove il Napoli non ha incassato gol in questa stagione, partite anche importanti: Napoli-Lazio 5-0, Milan-Napoli 0-4, Napoli-Udinese 1-0, Napoli-Roma 0-0, partita d'andata, Lazio-Napoli 0-2, insomma, Napoli-Verona 3-0, Napoli-Bologna 6-0, tante partite E via dove il Napoli discorrendo, ha certo. chiuso assolutamente imbattuto tra le mura amiche. Tra l'altro, statistica molto molto interessante: il Napoli, pensate, è l'unica squadra nei 5 maggiori campionati europei ad essere ancora imbattuta in casa assieme al Borussia Dortmund. Sono le uniche due squadre che non hanno mai perso tra le mura amiche, e quindi Caspita. questa è una statistica molto molto Pur essendo uscita interessante. dalle Sì, competizioni, pur è essendo, rimasto esatto, questo. pur essendo uscite dalle competizioni europee e dalle coppe nazionali, questo è un dato importante. Napoli e Borussia Dortmund, uniche due squadre ancora imbattute in casa. Facciamo Speriamo, tutti insomma, gli che scongiuri. sia così fino al termine della stagione, che il Napoli dovrà affrontare ancora due impegni casalinghi contro No, Atalanta e perché sarebbe un Frosinone. bruttissimo No, segnale assolutamente, questo. assolutamente. E quindi, insomma, il mercato, insomma, veramente, insomma, prende forma, si infiamma anche in casa Juve, perché sembra l'accelerata decisiva per André Gomes sembra essere arrivata. E io dico è un gran peccato, perché se È la un gran Juve peccato, è un ci bel soffia André giocatore. Gomes, secondo me fa un grande grande colpo. Un giocatore ancora una volta sul quale è arrivato prima il Napoli, non ce lo dimentichiamo. Ovviamente l'ingaggio è quello che è, lui vuole giocare in una grande squadra. Ora dipende anche dall'appeal del Napoli nei confronti del calciatore portoghese, che ricordiamo è assistito da Jorge Mendes, non un procuratore. No, 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 qualsiasi. Non
uno qualsiasi assolutamente. E poi c'è questa svolta Milan, no, insomma, intesa un passo con i cinesi. Federico, cosa ne pensi di questo Milan che sembra essere molto vicino ai cinesi, con addirittura Lippi che avrà un incarico molto importante, qui si parla di direttore dell'area tecnica. Sì, hanno fatto proprio una riunione del consiglio di amministrazione dove Galliani ha risposto alle varie accuse che gli venivano rivolte. Allora lui si è riunito in una camera caritatis con la Dolce Barbara per dire che dobbiamo rispondere, e mo scriviamo un comunicato. E ha comunicato pezzo per pezzo, ha ribadito che il Milan comunque è tutto positivo, niente di male, soltanto che c'è un passivo molto elevato per cui si prospetta certamente o i cinesi o qualche altra nazionalità. Sì, perché il Milan ha chiuso il bilancio del 2015 con un 93 milioni di euro di passivo, se non erro, e quindi ha dovuto chiaramente intervenire Fininvest per coprire questo rosso di bilancio. Rimpinguare le tasse, le casse. Ma il Corriere dello Sport, secondo me, Zuba, fa veramente delle previsioni molto rosee per il Milan, perché si parla di un Lippi alla Ferguson, cioè allenerà e deciderà il mercato. Effettivamente è un tramite, perché ha allenato il Guangzhou. Nome impronunciabile. Che praticamente i stessi, diciamo, padroni del Guzzu vogliono comprare il Milan, e quindi lui si fa da tramite come, diciamo, assicuratore della bontà del prodotto. Esatto. Ma visto che parliamo di voglio concludere col Corriere dello Sport. Vai, perché velocissimo. Perché stasera ci potrebbe essere quasi certamente la prima squadra promossa in Serie A, perché al Crotone basta un punto questa sera a Modena nell'anticipo contro il Modena. Quindi il Verona è matematicamente retrocesso, ci potrebbe essere subito la prima squadra che risale, e fatemelo dire, finalmente una squadra del sud che ha lavorato molto bene con un grande allenatore quale Juric, una stagione esaltante. Crotone sempre, insomma, squadra che ha fatto crescere. Ha sovvertito anche il pronostico, che vedevi cagliare benissimo. Assolutamente, il Crotone quest'anno aveva costruito una squadra per la salvezza, neanche per i playoff. Sovvertito qualsiasi pronostico. Insomma, comunque bisogna dire che nel corso dei campionati ha sempre ben figurato. Questo passo in avanti si deve a Juric, che ha imparato bene dopo anni, insomma, di preparazione. Era prestato con Gasperini, è servito fondamentale, anche dalla bontà del lavoro fatto dal direttore generale Orsini e dal presidente Brenna. Assolutamente. Direi è un eccesso al lavoro, perché caro Raffaele, tu ben sai che se non c'è il lavoro di squadra non si va da nessuna parte, l'ultima, diciamo, pedina. Quindi c'è un ambiente che ha favorito Juric, questo lo dobbiamo dire. Esatto. No, assolutamente, un ambiente che ha favorito Juric. E ragazzi, insomma, ricordiamo che le squadre del sud che comunque riescono a raggiungere un traguardo del genere hanno, secondo me, anche una spinta in più rispetto alle altre squadre, perché dietro c'è un pubblico calorosissimo. Vi ricordate i tifosi del Crotone a San Siro per il quarto turno di Coppa Italia? Sì, ricordo benissimo. Finale, non lo ricordo. Facevano una caciara che praticamente si sentiva meraviglioso. Speriamo, tra l'altro, che l'uscita possa essere dichiarato appunto idoneo ad ospitare le gare. Problemi, altrimenti probabilmente il Crotone giocherà a Cosenza le gare casalinghe, perché c'è uno stadio, insomma, molto molto ampio, 30.000 posti se non erro, lo stadio di Cosenza. Però io spero che si possano giocare a Crotone le gare casalinghe, perché il calore che ti dà la gente di casa è unico. Sicuramente si sa che il pubblico del sud è caliente, quindi lo dimostra, diciamo, ampiamente. È meritato anche per il fatto che da parecchio manca una squadra calabra. È la massima competizione dopo. Dalla regina, penso? Dalla regina, dai nefasti della regina, che ha fatto una sciogliata. Brutta fine. Quindi possiamo dirlo, per il Crotone il cielo è sempre più blu. Ci vuole. Oppure rosso blu. Anche quello, certamente sì. Parlavamo di milanesi, parlavamo di Gonzugo, come caspita. Invece la Gazzetta dello Sport mette al centro pagina, in una figura praticamente Fra Simeone e Che Guevara, ci intitola il ciorismo e la rivolta contro il tiki-taka, cioè la vittoria in Champions dell'Atletico su Guardiola è capolavoro della filosofia di un tecnico che ha imparato da Gigi Simoni, dalla tradizione italiana. Infatti, diciamo, Simeone si è formato prima a Catania allenatore professionista, pensa, per poi emigrare, quindi insomma, e fare fortuna. Praticamente ha imparato qualcosa dall'Italia. Praticamente c'è invece nella spalla della prima pagina, vediamo, riporta sempre la lite il Milan Sochi, addirittura c'è l'idea Pellegrini in panchina, ma da parecchi debiti invece si passa a una panchina
molto, diciamo, decisamente impegnativa a livello monetario. Poi c'è praticamente sempre in prima pagina, a parte le pubblicità delle motociclette che non ci interessano, nelle seconde pagine viene prospetticata anche il fatto che è una ciolomania, cioè Simeone è un tecnico proprio per l'Atletico Madrid, perché l'ha impostato a suo piacimento, gli dà una fisionomia a specchio come lo era lui, passionale quando giocava in campo. E a proposito di Simeone, ci sono due tecnici italiani che dicono la loro. C'è Capello che dice idee particolari, Simeone affascina, altro che brutto calcio, l'Atletico verticalizza come pochi. Questo è pure vero. E pure Sacchi dice catenaccio no, è intelligenza, i giocatori dell'Atletico sembrano legati con un filo invisibili e sono sempre al posto giusto. Questo pure dà, bello, diciamo, uno spolvero all'idea che non per caso Simeone è diventato quello che è diventato. No, poi ha vinto tanto e meritatamente. Però, insomma, apprendo questa frase, me la voglio leggere in onda perché è meravigliosa. Secondo me, il sciolismo dilagante è molto più di Simeone del suo Atletico Madrid. È la filosofia di chi sa di essere inferiore, ma che attraverso il cuore e il cervello riesce a dimostrarsi superiore ai migliori. Ed è vero, questa è veramente è molto bella come frase, assolutamente sì. Vai Federico, continua. Sempre per la Gazzetta c'è un mea culpa ai danni di Pep Guardiola, in cui il giornale chiede, diciamo, a Lettere Cubital, ma perché Müller fuori? Cioè anche una domanda inerente alla formazione schierata. Secondo me formazione sbagliata, secondo me. Nel proseguo delle pagine della Gazzetta c'è il sottaccusa dei soci di minoranza a Berlusconi, che praticamente vedono come un Milan barzelletta. Invece Galliani dice è tutto a posto, non vi preoccupate, mancano soltanto 89,3 milioni solo di perdite, per il resto stiamo andando bene, benissimo, un'altra stagione e record. Si evince una figura di Berlusconi sempre più plastica, non si sa, diciamo, sarà il lifting, il suo chirurgo. Allora, per quanto riguarda un'altra notizia che vogliamo dare, la Gazzetta si sofferma sul fatto che a quanto pare è arrivata la fumata bianca per un altro anno di contratto di Totti, però bisognerà vedere un attimino se quest'ultimo accetta, in base a quale condizione. Esattamente, perché quindi la leggenda potrebbe continuare. Potrebbe continuare, ma bisogna vedere se accetta di essere panchinario dell'ultimo. E vorrei ora vedere le ultime quattro partite, gliela salvate Totti a Spalletti, compresa quella col Napoli. Esattamente. E quindi, insomma, in questo modo si chiude i titoli della Gazzetta. Prima di andare ad ascoltarci un pezzo musicale, c'è il rompipallone di Genegnocchi. C'è sulla prima, che bello. Genegnocchi, però non so se è comprensibile da tutti perché non è calcio, oppure lo è. Fallalo, sentiamolo. Stesso. Castro Giovanni sempre di corsa da tutti i parenti malati. È stato avvistato a Saint-Tropez, Ibiza, Mykonos e Miami Beach. Spieghiamolo, chi è Castro Giovanni? Martin Castro Giovanni Pilone, se non erro, uno comunque dei pilastri più che altro della nazionale italiana di rugby. Esatto, ha fatto parte della festa scudetto, se non cioè, erro. Se n'è andato da ritiro, se non erro adesso gioca in una squadra francese. Sì, se non erro sì. È scappato per fare una festa. La festa col Paris Saint-Germain. È stato subito praticamente castrato dalla dirigenza, per cui è messo fuori rosa, mezzo fuori rosa, non sapevo fosse di questo carattere così, diciamo, zuccherino. Che personaggio Martin Castro Giovanni, vabbè.